Ciao a tutti ragazzi, sono Hammer di Dragon Stake TV, eccoci qua di nuovo con la Road to Arena leggendaria. Oggi riprendiamo Clash Royale, è un po' di giorni che non lo faccio e dunque eccoci qua con un nuovo episodio. Incontriamo a fare ancora due attacchi qui in live. Oggi ragazzi non vi porto il deck con il gigante Royale che tra l'altro sto per portare a livello 10, ma vi porto il deck con la combo domatore e scarica, una combo che sta girando molto in diverse arene. La trovo molto interessante, dunque ho deciso di provare a portarvela qui ragazzi in un episodio. Costo medio di elisir è abbastanza basso, 3.5, quindi direi che non è niente male e dunque andremo a provare ragazzi questo deck. Allora, domatore quindi scarica, stregone al livello 7, quindi se l'avete al 6-7 potrebbe funzionare, se invece sta al di sotto del livello 6 potrebbe non essere abbastanza potente, perché se ad esempio il giocatore ci mandasse il gruppo di barbari, il nostro stregone a livello 5 non sarebbe molto d'aiuto, mentre già a livello 7 ragazzi con 2-3 colpi massimo riusciamo a farli fuori. Dopodiché i nostri barbarelli, per riuscire insomma a difenderci assieme ovviamente al cannone, che sarà l'unica struttura difensiva in questo deck, e dopodiché per combattere le truppe aeree nemiche andremo a utilizzare gli spear goblins, il magro soprattutto e anche gli sgherri, non i tre sgherretti ma ragazzi l'orda di sgherri. Cominciamo dunque a cercarci la prima battaglia di oggi. Tra l'altro sono quasi vicino al livello 9. Siamo a 2460 trofei ragazzi, sono sceso leggermente per provare un pochino di deck. Adesso spero in questo episodio di oggi di riuscire a raggiungere, a superare i 2500. Andiamo subito a provare ragazzi, cominciamo subito. Eccoci qua ragazzi, siamo contro un altro livello 8. Allora, vediamo un po' che cosa fa. Vuole aspettare che sia lui ad attaccare. Ok, decide di attaccare praticamente subito pesante, quindi facciamo così, via col domatore. E ragazzi ci buttiamo anche la scarica, adesso via, zaccate. Che figata. C'è praticamente i goblin a livello 9, quindi non ho potuto fare chissà cosa. Quindi ci mettiamo qua il cannone, tanto il goblin di là siamo praticamente a posto. Ci mettiamo qua gli sgherretti. Vediamo se c'ha ragazzi le frecce, anche se sta cosa mi... Ok, c'ha il mago ragazzi, c'ha il mago, quindi dobbiamo stare attenti. Il pack gliel'abbiamo fatto fuori, quindi nessun problema. Li fermiamo anche le moschettiere da questa parte e lo stregone ci farà 2-3 colpi massimo. Grazie alla mia torre comunque gli facciamo fuori il suo stregone. Ok ragazzi, 1728 entrambi le torri, sia la mia che la sua, stesso numero di HP. 1 minuto 57 secondi ragazzi. Allora, facciamo così, spear goblins da questa parte. Poi facciamo una roba, mettiamoci di nuovo domatore ragazzi, ci riproviamo e ci mettiamo di nuovo la scarica adesso, ok? Ok, c'è il gruppo di barbarelli, quindi sarà un pochino un problema oppure no? Direi proprio di no, perché andremo a utilizzare il nostro stregone. In questi casi ragazzi il nostro stregone farà la strage, speriamo. Allora, vediamo un pochino. Ok, bravissimo, mettiamoci qua i goblin così non ci attaccano il nostro bellissimo stregone. Intanto non è riuscito ad attaccare la nostra torre ed era questo proprio il nostro obiettivo. Allora ragazzi, ha messo il moschettiere che potremo far fuori tranquillamente con il nostro gruppo di barbari, quindi andiamo a utilizzarlo in questo caso. Ci mettiamo qua gli spear goblins per farli fuori i suoi di spear goblins. Allora, possiamo anche non fare niente sinceramente, tanto ci pensa la nostra torre. Ok, domatore di nuovo e scarica, ci riproviamo. Via adesso, via. Ok, non ha messo niente questa volta, però ha fermato per poco la sua torre. E intanto vediamo, tre colpi ragazzi, sta già a 252. Di nuovo cannone da questa parte e distanziamo lo stregone dal nostro cannone, dalla nostra difesa. Quindi facciamo così, di qua ci mettiamo i nostri sgherretti. Questa volta ragazzi ha mandato il mago prima, errore suo, quindi ci è andata bene. Quindi facciamo così, li fermiamo il pack, vediamo se ci riusciamo ragazzi. Penso proprio di sì, mettiamoci qua gli spear goblins, tanto il mio stregone va lì tranquillo se la saltella e praticamente li fa fuori il suo... No, non siamo riusciti a farli fuori, non importa, quindi ci mettiamo qua i barbarelli, cominciamo ad attaccare dall'altra parte e ci mettiamo anche ragazzi il nostro domatore in questo modo, via, qui la scarica, zacchete, ok, molto bene, di qua i goblin, anche, anzi forse potevamo anche evitare sinceramente, ci mettiamo qua ragazzi lo stregone, zacchete. Ok, quindi da questa parte ci pensa lui, da questa la. Dopo facciamo tipo così, li distraiamo un pochino. E ragazzi ci buttiamo la scarica, ci portiamo a casa la vittoria, direi proprio di sì. Zacchete, abbiamo vinto ragazzi con la nostra scarica e il nostro domatore. Bene, vediamo quanti trofei ci siamo fatti, 29 trofei e un baule di argento. Ok ragazzi, direi subito di procedere con un altro attacco qui in live. Vediamo se riusciamo a superare i 2500 trofei oppure no. Cominciamo a cercarci ragazzi l'altro avversario di oggi. Eccolo qua, The Blue Forces, il clan Bijex. 2537 trofei, anche lui livello 8 come me, meno male. Allora, ok, lui c'è l'estrattore di Elisir, quindi dovremo riuscire anche noi più o meno a tenere più Elisir possibile.
Allora, ci buttiamo qua gli Spear Goblins. Purtroppo non ha messo l'estrattore leggermente in avanti rispetto alle sue torri, quindi non possiamo uscire a beccarlo. Quindi aspettiamo che si avvicini alla principessa e la facciamo fuori in pochissimo tempo con il nostro stregone. Ci mettiamo qua il cannone, ragazzi, di qua ci mettiamo i nostri goblin, visto che si è avvicinato praticamente con il barile dei goblin. Ci mettiamo qua i barbarelli, vediamo se riusciamo a raggiungere la sua principessa. Direi proprio di sì. Ok, c'è anche la meteorite. Dobbiamo tenere a mente, ragazzi, questa cosa qui. Allora, vediamo qualche danno. Sì, siamo riusciti a toglierlo alla sua torre. Quindi, ci proviamo, ragazzi. Via col domatore. E ci prepariamo quella scarica. Appena si avvicina, zack. Adesso, boom. Olè. Ragazzi, il tempismo della scarica è una cosa molto molto importante. 1100 di vita, ragazzi, attenzione, un po' come prima. Cannone da questa parte e dall'altra parte, ragazzi, ci mettiamo il nostro stregone. Speriamo che non si avvicini troppo. Ok, benissimo, ragazzi, guardate che bello stregone di livello 7 che toglie un botto di danni. Allora, 1100, possiamo quindi con il nostro combo domatore e scarica riuscire a farli fuori la torre, ragazzi, e portarci di nuovo la vittoria a casa. Goblin lanciere da questa parte, non voglio che si avvicini troppo, e di nuovo goblin come prima. Zack da questa parte, attenzione, ok, benissimo, 1400, ok, non importa. Possiamo, ragazzi, mandare adesso il domatore assieme ai nostri goblin e poi di nuovo la scarica. Il tempismo, attenzione, zaccate di nuovo. Attenzione, ragazzi, due colpi, sta a 493 di vita. 10 secondi, ragazzi, potrebbero aiutarmi, visto che avremo la doppia produzione di Elisir. Quindi ci prepariamo già qua con il nostro stregone livello 7, che guardate, ragazzi, li fa fuori praticamente i barbari in niente. Ci mettiamo qua gli Spear Goblins. Attenzione, la principessa comincia a darci un po' fastidio alla nostra torre. Attenzione, arriva anche il Lorda di Sgarri, quindi ci prepariamo anche noi con Lorda di Sgarri, che per il momento non abbiamo avuto necessità di utilizzare. E ci mettiamo, ragazzi, il domatore di nuovo e via con la scarica, via, zacchete, 400 e forse riusciamo a farli fuori la torre, zacchete, 40 secondi, dobbiamo resistere 40 secondi, ragazzi, meno male che abbiamo anche la doppia produzione di Elisir. Quindi cannone da questa parte, attenzione, ragazzi, di quali Spear Goblins, attenzione, vediamo se riesce a farci fuori la torre. No, non ce la fa, ho fatto in tempo, ragazzi, a mettere le nostre truppe, che costano veramente molto molto poco. Attenzione, ragazzi, attenzione, adesso il suo gigante il suo gigante scheletro, non mi dispiace, ma ragazzi, ma quella fireball purtroppo non riesce a portarsi, non riesce a distruggermi la mia torre. Quindi zaccate in questo modo, ragazzi. Il mio stregone ovviamente difende alla grande, molto molto bene. Con la scarica comunque potevo fermargli il suo barile, quindi non sarebbe comunque riuscito a portarsi la torre praticamente a casa. Doppia vittoria epica, ragazzi, con questa combo domatore e scarica. Un like, ragazzi, mi raccomando, qui sotto se il video vi è piaciuto. Quindi ritorniamo indietro e siamo a 2523 trofei. Ragazzi, la rotorina leggendaria continua, quindi porterò questo deck, ma anche un altro che però vi farò vedere in un prossimo video. Questo ovviamente quindi sarà un deck che andrò a utilizzare per scalare. Grazie mille per la visione, ragazzi. Il video finisce qua per oggi, visto che siamo già a circa 10 minuti. Mi raccomando, lasciate sempre qui sotto nei commenti qualche consiglio oppure qualche deck che volete vedere qui sul canale. Grazie per la visione e dopo queste due vittorie epiche ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.